L'abbazia di Rivalta è stata costruita nel 1180. Chi ha costruito questa chiesa sono i cistercensi di Lucedio e la prima parte della costruzione è costituita dall'abside con le quattro cappelle laterali, tutte e cinque a terminazione rettilinea. Il primo progetto prosegue poi con la sagrestia e la sala capitolare. Dopodiché parte un secondo progetto per terminare la chiesa. Infatti, se noi notiamo, vediamo che mentre nella parte primitiva, cioè nell'abside, abbiamo le volte ancora a botte, nella parte, tra virgolette, più nuova, abbiamo già le volte a crociera costolonate. I lavori termineranno nel 1260. I monaci qui di Rivalta, cistercensi, sono rimasti qui sino alla fine del 400, quando verranno sostituiti dai benedettini di San Nicolò del Boschetto di Genova. I benedettini resteranno qui sino alla fine del 500, dopodiché diventa parrocchia. La cosa particolare è che abbiamo un'abbazia del 1200 con un portale barocco, perché siamo in pieno barocco piemontese. Quando è nata questa chiesa non aveva alcun tipo di affresco, perché l'ordine cistercense non lo permetteva. Quando si ammorbidisce l'ordine, compaiono gli affreschi. I più antichi sono questi della zona absidale, con la Madonna in trono e un monaco inginocchiato accanto. Ai lati abbiamo San Benedetto in nero e San Bernardo con l'abito bianco. Arriviamo alla fine del 400, quando qui a Rivalta eseguiranno diversi affreschi la famiglia Boxiglio, che erano i pittori di corte di Milano. Il più bello di tutti è la Lactatio Virgini, questa Madonna meravigliosa che dà il latte della sapienza a San Bernardo con accanto Santa Apollonia. Le due cappelle laterali sulla destra dell'altare sono opera dei Boxiglio, anche queste. Nella prima abbiamo quattro sante, Barbara, Elena e Marta, e l'ultima non è ben identificata. E invece nell'altra cappella abbiamo una serie di santi. Altra particolarità di Rivalta è questo piccolo affresco nella nicchia con la raffigurazione della Trinità. Qui ci troviamo di fronte all'aula capitolare, il cuore dell'abbazia. Le quattro colonne che oggi vediamo in piedi sono state sostituite nel 1999 e tutta questa parte è stata restaurata coi fondi del Giubileo del 2000. Abbiamo queste due meravigliose trifore con questa bicromia bianca e rossa che è autentica del 1200, perché qui è stata ripulita solamente, riportata all'origine. E anche i mattoni che sono sopra queste due trifore a forma di losanga sono molto molto particolari.